realtà penso che sia una cosa molto personale, nel senso che sono convinta che tu non ti devi annullare per l'università, ma devi distribuirtelo in base molto a quello che sei. A ciò che fai devi continuare a fare quello che ami, quello che ti fa un po' battere il cuore, cioè insomma non devi fare o nero o bianco, devi cercare proprio di distribuirti il carico in base alla tua persona, alle tue necessità e ai tuoi interessi, quindi penso che sia una cosa molto molto personale, non c'è un'unica via e infatti bisogna anche un po' secondo me diffidare da quei video tipo il metodo di studio per tutti i 30 lode, cioè lo dico io perché ho fatto un gran casino cercando di applicare a me stessa un metodo di studio di un'altra persona, invece cioè il metodo di studio è molto personale, quindi è giusto conoscersi. Preferisco volta per volta capire quello che si sta facendo e per questo motivo studio spesso la sera, pomeriggio tardi, quando torno da lezione magari cerco di capire un attimo che cosa si è fatto lezione, mi metto giù gli appunti, poi ovvio che nel periodo di sessione seria si studia un sacco, si ripete tutto quello che si è fatto, però per me è importante uno andare a lezione, ma perché io personalmente mi ricordo quello che ho sentito, quindi poi è più facile studiare, e due, non arrivare che non hai la più pallida idea di quello di cui si sta parlando fino a un mese prima dell'esame, soprattutto se ne hai tanti da fare, perché puoi fare tutto insieme è un casino e finisci veramente per passare tutta la giornata sui libri, insomma non ha neanche senso, quindi momento top per studiare secondo me pomeriggio, sera, così. Il luogo o posti tipo questo, giardini bellissimi soprattutto ora che fa caldo, oppure aule studio. Allora, e dalle matricole consiglio innanzitutto di buttarsi, non avere paura di conoscere nuove persone, non dire mai di no e provare davvero tutte le esperienze che si possono fare, soprattutto per un ragazzo nuovo. E non prendere l'università come una gara, come chi prende il voto più bravo, è più intelligente, è più forte, ognuno ha i suoi tempi e l'università bisogna... Non è una gara, ecco, tranquilli ragazzi, se una sessione va male, non buttate giù, non mentite, soprattutto parlate con i genitori e amici che vi vogliono bene. Cosa più importante, ovviamente, divertitevi, fate l'Erasmus, bronzatevi e... Un'altra cosa non si può dire, però i ragazzi mi capiranno. In generale frequentate gli spazi comuni dell'università come questo bellissimo giardino, parchi, piazze, aperitivi, fate amicizie, non abbiate paura che siamo tutti uguali alla fine. Sì, ho lavorato durante il primo semestre di quest'anno, ho fatto rider per 3 mesi per mettere via un po' di soldi e poi questo secondo semestre sto facendo un tirocinio presso un'associazione che si occupa di accoglienza per i migranti e cioè, lo consiglierei comunque come esperienza, sia comunque il fatto di lavorare che ti dà appunto delle responsabilità, ti aiuta a imparare a gestire il tempo e in modo diverso e il tirocinio comunque è abbastanza diciamo coerente con il mio percorso di studio. Comunque mi sono trovato bene in entrambe le esperienze. Io sono il primo anno di magistrale di scienze politiche e ad oggi non ho fatto alcun tirocinio, ma dal prossimo anno probabilmente inizierò a farne uno. Non li ho fatti perché comunque organizzarsi con gli orari non è semplicissimo, però è questione di abitudine. E sicuramente consiglierei di farlo perché sono esperienze che ti avvicinano di più al mondo del lavoro e ti allontanano da quello dello studio. Inclusività ed esperienze mistiche. Aule studio e pause caffè. Si tira a Campari. Tipo è lacrime, sudore, divertimento e aperitivi.